spalle a quel palazzo di cui nessuno ancora si vede nessuno, perché nessuno è ancora uscito, io sono semplicemente un padre di famiglia, cioè lo ero, perché la mia famiglia è stata distrutta dal fuoco. Quel fuoco che nel dicembre 2016, nel processo che è in corso, verrà prescritto, così come verrà prescritta le lesioni colpose plurime. Allora io chiedo a chi mi sta alle spalle, se sono genitori, ma forse non lo sono perché non hanno nemmeno il coraggio di uscire, probabilmente i loro figli non so come li educano. Quale senso di responsabilità gli infondono queste persone? E si fanno chiamare onorevoli? Si fanno chiamare onorevoli. Allora loro chiedo che se nel 2016 c'è una prescrizione, trovino la maniera, il modo per annullare questa prescrizione. Perché noi stiamo chiedendo giustizia e un processo. Allora, se il processo deve dare la giustizia e la verità dei fatti, noi lo stiamo aspettando, ma non può andare in prescrizione. È inaccettabile dai familiari che nel 2016 vada in prescrizione l'incendio colposo e le lesioni colpose plurime. Di cosa sono morti i miei figli? Di cosa è morta mia moglie? Non è possibile che si possa prescrivere così un processo che sta andando in corso da 6 anni e siamo sempre al primo grado. La vogliono la verità, la vogliono la giustizia, è probabile che non la vogliono, perché il comportamento di questo Stato è stato quello di abbandonare questo processo. In questo processo si parla di sicurezza ferroviaria italiana, ma siamo nello Stato italiano oppure no? Allora io chiedo a questo Parlamento che velocemente trovi la soluzione perché non sia prescritto Viareggio. Non è possibile, perché le condizioni di quelle persone quella notte, chi è stata a Viareggio, e tanti viareggini sono qua, e Viareggio lo sa perché il 29 giugno di quest'anno 10.000 persone erano alla commemorazione, ma in Italia nessuno ha parlato, perché non si può parlare di ferrovie italiane, non si può parlare di questo Stato che è in colpa di un grave errore commesso, quello non stare dietro alla sicurezza in ferrovia. Non si può pensare che un sistema ferroviario sia così precario, dove sono morte 32 persone e non erano sulla sede ferroviaria, 32 persone che erano nelle proprie case. Allora a Viareggio cosa hanno fatto? Hanno fatto viaggiare i treni bomba a 50 km orari, ma solo a Viareggio, nelle altre città italiane continuano a percorrere con la stessa velocità, 100 km orari, perché può succedere a tutte le parti d'Italia, ma non basta che non risucceda a Viareggio, questo ci stanno dicendo. Il nostro Stato che fa? Silenzio, la cosa che ci fa più male. Non è possibile da uno Stato ricevere solo silenzio. Giovedì prossimo saremo convocati dal Quirinale, dopo 6 anni che chiediamo l'intervento del Capo dello Stato. Ci ha concesso il Presidente Mattarella di andare da lui. 6 anni dove abbiamo chiesto all'ex Presidente Giorgio Napolitano di incontrarci, dove ci ha promesso di incontrarci davanti alle telecamere, poi invece niente. Giorgio Napolitano che però, quando mio figlio Leonardo era in ospedale con le telecamere che aspettavano fuori dalla porta, è arrivato in pompa magna, è un bimbo di 8 anni, gli è stato promesso non ti preoccupare, appena esci dall'ospedale ti convoca al Quirinale. Non si può promettere a bimbi di 8 anni una cosa del genere e non mantenerla. Ma che uomini sono? E sono al Senato, ma di quale Repubblica? Peggio delle banane, veramente sono vergognosi, non onorevoli, si dovrebbero chiamare vergogna. Non si può pensare che uno Stato abbandoni così il suo popolo, e dietro questo palazzo si trincerano dietro queste porte, ma nessuno viene fuori ad ascoltare, anzi ci hanno telefonato per dire ma come non ci avete avvisato, avete avvisato loro, non avete avvisato noi, c'è un problema di avvisare, non di capire qual è il problema. Il problema è di comunicare che siamo qua, non di qual è il problema per Viareggio. Ogni mercoledì c'è un'udienza dalle nostre parti, a Lucca, un'udienza che parla di sicurezza. E lo Stato dov'è? Non si sa, nessuno è presente, però dalle parti degli imputati, 33 imputati, li ricordiamo, e 9 società sono imputate in questo processo da 6 anni. Allora non si può pensare che nel 2016 venga prescritto l'incendio colposo e le lesioni colpose. Perché nel 2016 allora finisce la giustizia italiana, se viene prescritto.